In Ecuador, nel centro del continente americano, la relazione con le origini si vive ad ogni passo. Naturalmente, qui, nel mezzo del mondo, si ama la vita. L'Ecuador sorprende per la sua biodiversità. Un esteso litorale. Ne vai sulla cordigliera andina. Una vasta foresta amazzonica. E le leggendarie isole Galápagos. Anche un paese di popoli e culture millenarie che convivono su di un territorio che equivale a quasi 3 volte la superficie della Corea del Sud o a 7 volte quella della Svizzera. A partire dal 2007, l'Ecuador ha iniziato una vera rivoluzione di prosperità e di uguaglianza. E si vive in tutte le regioni della sua mutevole geografia. Qui, a Guayaquil, uno dei più importanti porti del Pacifico sulle rive del fiume Guayas, dinamico centro di affari e convenzioni. O a Quito, capitale dell'Ecuador. Il centro storico e monumentale meglio conservato del Sud America. Questa città è anche la sede dell'Unione delle Nazioni del Sud, il più importante organismo di integrazione sudamericana. Quella dell'Ecuador è una rivoluzione di politiche pubbliche che promuovono l'innovazione e gli investimenti per uno sviluppo economico, sociale e ambientale responsabile. Clima e suolo favoriscono la produzione alimentare. La geografia ecuadoriana contiene 4 mondi di natura e diversità. Calde pianure con grandi fiumi e fertili terre tropicali che danno frutti dalla riconosciuta richiesta internazionale e nuove coltivazioni per l'esportazione. Salendo per le contrafforti montagnose si coltiva la varietà ecuadoriana Cacao Arriba, dalla quale si ricava il miglior cioccolato del mondo. Fertili valli andine con terreni ricchi di minerali vulcanici producono frutti e ortaggi richiesti in tutto il mondo. Gli altopiani dalle coltivazioni ancestrali, convertiti oggi in agricolture alternative, nutrimento per l'umanità del futuro. La foresta amazzonica ecuadoriana nasconde tesori. Così come 3500 anni fa fu la culla del cacao, lo è oggi di nuove coltivazioni. Una farmacia naturale che sfida la curiosità della scienza e della ricerca. E le isole Galápagos, laboratorio naturale dell'evoluzione e patrimonio naturale dell'umanità custodito da un paese che ama la vita. L'evoluzione ecuadoriana di sostenibilità e di conoscenza scommette sull'energia pulita. Dal 2017 il 93% dell'elettricità proverrà dalla forza dei suoi fiumi. Una delle migliori reti stradali del Sud America collega i centri di produzione con porti e aeroporti. L'Ecuador si trasforma. Il paese è fiero di essere abitato da persone sane, istruite,
diritti civili sono riconosciuti. Studenti di ogni età vivono la rivoluzione della conoscenza che moltiplica il loro talento, la loro creatività e le loro opportunità. 10.000 giovani si preparano nelle migliori università del mondo per contribuire a moltiplicare la conoscenza. Mentre il paese costruisce, con il carattere che lo contraddistingue, la sua cultura, le sue conoscenze ancestrali, centri di innovazione, di bioricerca, di formazione per educatori, di artisti e di creativi. Questo è il paese che ascolta l'eco delle proprie origini. Il paese che ama la vita. Ecuador, nel mezzo della nostra sorprendente evoluzione. Scopri la nostra rivoluzione. Grazie per la vostra visita.